500 ml di panna che mettiamo a bollire per 4 minuti, 10 g di fogli di colla di pesce che ho messo a mollo con 100 ml di acqua fredda, 100 g di zucchero e una bustina di vanillina. Nella panna verso lo zucchero e la bustina di vanillina e mescolo. Nel frattempo prepariamo i bicchieri, li metto dentro una teglia, di sotto ho messo uno spessore per farli stare inclinati, dopo capirete perché. Adesso che la panna è ben calda, strizziamo bene la gelatina e la versiamo dentro e mescoliamo. Adesso non ci resta che mettere la nostra panna calda qui dentro nei bicchieri oppure delle ciotoline così. Facciamo intiepidire e mettiamo in frigorifero e li facciamo solidificare. Adesso tagliamo della frutta, io userò delle fragole, metto un cucchiaio abbondante di zucchero e mezzo succo di un limone. Mescoliamo, lasciamo riposare fino a quando non si crea il succhetto. Ecco qua la nostra panna cotta, adesso prendiamo le fragole e versiamo fino a qui, fino al bordo. E voilà, fatemi sapere cosa ne pensate, pollice in su e al prossimo video. Ciao!